Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi parleremo di un orologio iconico, il Seamaster. Eccoci qua per parlare oggi del Seamaster, un orologio che abbiamo visto in varie configurazioni nelle nostre puntate precedenti. Scusa, se ti Scusa, interrompo. sto No, facendo il scusate. video sul mio canale, cioè, scusa. Scusa, Eh sì. non dovrei esserci io lì. Ah sì. Scusate, se iscrivetevi pure al canale, ma non dovrei esserci io lì. No, ma perché, sai, Forse mi stai sono lavorando. troppo immedesimato Forse stai nella lavorando. cosa. Te lo so che ti piace. Forse stai lavorando un po' troppo, però Forse ti un po'. ricordo che tu sei quello che gli orologi li vende, non Ah, quello che ok. ripara. Allora parla tu di Allora, ragazzi, Seamaster. questo mi ha fregato, mi vuole bruciare le tappe. Di Ragazzi, sto orologio mi ne vogliono parleremo fare le presto. scarpe, Giuseppe. Di questo Seamaster ne parleremo presto. Però noi siamo qui perché volevamo parlarvi della cena che faremo prossimamente. Il Sì, è video è fatto apposta per questo. fatto per Vai, questo. Miki, vai. Allora, ragazzi, praticamente stiamo organizzando la cena, lo sapete, oramai in tutte le salse, l'abbiamo detto, 27 maggio, sabato, la cena Watch Fun, la cosa sta Il progredendo, meeting, il il meeting. meeting, il Sì. meeting, il meeting, la cosa sta progredendo, quindi siamo agli sgoccioli. A breve, direi, Giuse, 2 settimane, Sì, occhio e diamoci crocevi. una Sì, scadenza. 2 settimane. Diciamo inizi di aprile vi diamo il link per la landing page della serata dove potrete iscrivervi, registrarvi, pagare la quota associativa e quindi garantirvi il vostro posto perché la serata è chiaramente a numero chiuso e Sì. contingentato perché è per problemi di spazio, perché avremmo voluto farla Beh, così. quando sarà un canale dai grandi numeri, Numeri allora prenderemo un auditorium, ecco, bravo, così. riempiremo i palazzetti dello sport, come Esatto. dire. Detto questo, ragazzi, si pone una questione. Visto che l'organizzatrice dell'evento ci ha proposto due tipi di menu, no? Esatto. Uno più legato al nostro territorio, quindi il Piemonte, diciamo. E uno più legato a niente, al mare, quindi al pesce, legato a più che altro alla stagione, diciamo, Esatto. in cui saremo in quel momento lì. Quindi spiega tu, Giuseppe, qual è l'idea che abbiamo? Ma l'idea sostanzialmente è quella di, vabbè, c'è un'offerta di due generi di pasti, no? Di cena. Una base di pesce, se volete glielo Sì, glielo dico. leggiamo, sì, così Lo possono dico, scegliere vabbè, meglio. antipasto. Allora, la prima è, il prezzo sono 60 euro. Allora, calice di welcome, quindi ingresso con musica soft, lounge bar, calice di bollicino Rooftop, analcolico, bordo piscina. rooftop, bordo piscina, quella a sbalzo sul lingotto. Allora, calice di bollicino analcolico, gambero in cataifi e bitocchina in La carpione. bitocchina mi piace un sacco. Poi antipasto salmone marinato all'aneto con composta di arancia e finocchietto. Poi primo pacchero al nero di seppia con pomodorino marinato e crudité di gamberi. Secondo filetto di merluzzo con latte di cocco speziato e lemongrass. E poi dolce la nostra panna cotta, cioè non la nostra, la panna cotta della struttura del ristorante con fragole e dressing ai frutti di bosco. Acqua, caffè e calici in abbinamento. Prezzo pubblico 60 euro. Se invece volessimo fare, e qui a voi la facoltà anche di scelta, no? Il menù di terra, calice di bollicino analcolico, gamberi in cataifi e bitocchina di carpione. Calice di bollicine o analcolico, giusto? Sì, O analcolico, certo. sì. Antipasto, vitello tonnato destrutturato, vitello marinato, maionese al tonno, polvere di capero. Primo, agnolotto 30 tuorli saltato al burro e carciofi fritti e profumo di Bra, dove ragazzi top.
Secondo, filetto di maialino, verdurine di stagione saltate, crema di senape. Poi dolce, sempre la panna cotta in dressing e frutti di bosco. E poi attendo tue nei prossimi giorni. Ah no, questo no. Vabbè. Allora, quindi ragazzi, la data dove chiuderemo la presa in carico di questi di queste preferenze sì. è il 31. Quindi ragazzi, entro il 31 marzo avete mese. La possibilità di scrivere nei commenti carne, pesce, full stop. Da lì noi poi quindi daremo poi la disposizione alla struttura perché si preparino più su un genere piuttosto che un altro. E quindi così andiamo incontro un po' a tutti. Andiamo a maggioranza, quindi faremo la conta dei commenti. Se vince carne faremo carne, se vince pesce faremo pesce. Quindi bene. Peraltro il 31 di marzo sarà venerdì e quindi... in occasione del video del venerdì del 31 di marzo vi daremo l'esito della il responso del sondaggio sostanzialmente. Quindi bene, ok, allora niente, noi vi salutiamo, vi ricordo 27 maggio sì, sabato e... 27 maggio Torino. Ciao ciao ragazzi, a presto.